stato con piacere che hai il mio libro dietro. Ah beh, assolutamente. L'importante è che la prima volta che ci vediamo vi faccio fare l'autografo. Non è bello dirlo, però è vero, le difficoltà poi ti portano sempre a ripensare certe cose e a riscrivere determinati anche modi di intendere tante cose. Però l'esempio è quello, l'esempio è che finita la guerra, e la guerra è durata 6 anni, 5 in Italia, eppure la gente già pensava al dopo. Tu sei di Cremona, abbiamo visto tutti quanti queste immagini straordinarie di questo violino suonato sulla torre, e è un luogo di grande cultura italiana, tutta l'Italia è cultura, quella in particolare è una che conosci molto bene. Cosa di questa cultura ci tornerà utile in questa ricostruzione? Perché qui sta cambiando tutto, è cambiato tutto. Ma sai, il discorso della cultura è quella cosa che se non hai non ti puoi inventare. Tu adesso hai accennato al violino, allo Stradivari, che chiaramente per noi cremonesi è un vanto, no? Voglio dire, poi ai Vialli, ai Min, ai Tognazzi, al Torrone, e la Mostarda, ma la liuteria è chiaramente una cosa che ci ha fatto conoscere nel mondo di fatto dal fine 1600-1700. Io ti dico questo, quando si trattò di presentare la quattro porte disegnata da Pininfarina, ti sto parlando del 2003, quella macchina venne presentata a Francoforte nel 2004, l'avvocato Montezemolo, che all'epoca era presidente di Ferrari e di Maserati, volle farlo con l'accompagnamento di uno Stradivari che noi facciamo arrivare direttamente da Cremona, con tutta una serie di misure di sicurezza, perché non era così semplice da fare. Questo per darti l'idea di quanto a determinati personaggi del nostro mondo dell'automobile di enorme cultura e spessore, come Luca di Montezemolo, il discorso culturale è sempre la base di qualsiasi cosa ci sia all'interno anche del mondo dell'auto. Le vetture italiane hanno sempre un qualche cosa che in qualche maniera rimanda anche a forme d'arte, perché secondo me l'automobile è una forma d'arte, che comunque sono proprie del patrimonio italiano. Cioè, io sostengo da anni che al di là delle due vetture, la Cisitalia e la Ferrari del 90 di Prost, che sono esposte al MoMA, io sono convinto che fra 50 anni, fra 100 anni, fra 200 anni, i musei come il Metropolitan, come la Tate Gallery, come il Louvre, esporranno le automobili insieme ai quadri. Quindi non saranno soltanto i musei di automobili, in Italia ne abbiamo di straordinari, no? Ferrari, Maserati, Lamborghini, Pagani, Dallara e tanti altri, ma saranno i musei, non voglio dire veri, generalisti. I grandi musei, il Louvre avrà una sezione dedicata all'automobile, perché sono opere d'arte. Sì. Sono opere d'arte perché c'è tutto un discorso che è culturale. Tu pensi ai battilastri, no? Ma a Modena c'erano i battilastri, il più famoso dei quali chiaramente era Sergio Scaglietti. Tra l'altro il figlio Oscar è morto nelle settimane scorse per il coronavirus, ancora molto molto giovane, mi spiace veramente tantissimo, che era un amico. Tu pensa ai battilastri, voglio dire, queste erano persone che a mano realizzavano queste vetture. La macchina veniva fatta a mano, veniva fatta a occhio, andiamo avanti così. Cioè, io non ci credevo, ho dovuto andare apparentemente a parlare con il vecchio Scaglietti, con Sergio, per farmi spiegare, ma come fai a fare? E ti fanno vedere. Tanto l'anno scorso, nel contesto del Motor Valley Fest, c'era addirittura una sezione in città, te la ricorderai, dedicata ai battilastra, che erano, e tu entravi, era Piazza Sant'Agostino, entravi nel quello che era il vecchio ospedale di Modena, e c'erano i battilastra di oggi che battevano la lasta, incredibile, fantastico. Ma tutta parte della nostra cultura, senza togliere niente agli altri, sia ben chiaro. Tu sei una miniera d'oro per il mondo dell'auto, hai fatto due libri bellissimi, manuali per appassionati, per conoscere un po' meglio la storia dell'automobile. Sì, perché chiaramente parte dalla mia passione, no? Di solito c'è la cosa bella di poter arrivare a scegliere gli argomenti dei quali trattare, nel senso che
Ferrari Rex l'ho scritto, adesso banalmente parlando, era il libro che avrei voluto leggere, no? E la stessa cosa è successa con La congiura degli innocenti. Era un periodo, secondo me, incredibile. È un periodo incredibile della Formula 1, che gli anni 70, secondo me, sono non è ancora moderna, non è più quella degli anni 50 o anni 60, quindi è un periodo di transizione incredibile, con dei personaggi straordinari, all'interno dei quali, chiaramente, per quel che riguarda l'Alfa, si innestava una storia bellissima anche nella sua difficoltà, nella sua complessità, che io ricordavo di aver, diciamo, vissuto da vicino come appassionato, no? Io mi ricordo, penso di poterlo dire, le corse che io e mio fratello facevamo in stazione a Cremona a prendere autosprint, perché era dove arrivava prima, il martedì, e invidiavamo i ragazzi che stavano a Bologna, perché sapevamo che a Bologna usciva il lunedì pomeriggio. Quindi ricordo queste storie in prima persona, ma non è mai stata raccontata, perché poi alla fine, anche quando sono andato a intervistare Bernie nell'autunno del 18, quindi mi sono letto 3 biografie di Bernie per arrivare là preparato, cioè il periodo Brava Malfa, che comunque è importante, perché Bernie Ecclestone fa tante cose, ma insomma il periodo Brava Malfa, soprattutto per quel che riguarda la sua carriera di costruttore, è molto importante. Quello che ne aveva di più era una pagina e mezza. Ma anche dal punto di vista italiano, noi la seconda metà degli anni 70 la viviamo dovendo scegliere l'insegna della Ferrari. Certo, è chiaro che con Nicky, con Scheckter, con Villeneuve, con quello che succede nel 76, col titolo che nel 75 arriva dopo 11 anni di astinenza, di digiuno, è importante. Ma ci sono altre storie, perché c'è un'azienda come l'Alfa Romeo che, nonostante tutto, è contraria all'impegno nelle corse, e c'è questo personaggio straordinario che è Carlo Chiti, che non è soltanto un grande tecnico, un grande ingegnere, si rivela anche un grande politico a quel punto, assolutamente, ma un grande affabulatore, perché alla fine riesce a convincere personaggi che sono o tiepidi o addirittura contrari a correre, non soltanto a tornare alle corse, quindi Mondiale Marche del 75, ma tornare in Formula 1, e quando è in Formula 1 non soltanto a dare i motori a una squadra inglese, ma a sviluppare in proprio quella che diventerà l'Alfa Alfa. Certo. Ed è una storia che non è mai stata, diciamo, raccontata, se non ovviamente all'epoca nei quotidiani sportivi, pagine sportive, quotidiani e i magazine, le riviste sportive, Autosprint Roma sostanzialmente. Sei nato, cresciuto in un centro di straordinaria cultura italiana, la classica cittadina italiana, che è Cremona, mi viene in mente Mantova, Padova, è piena l'Italia di queste realtà. Alla luce del fatto che il telelavoro in qualche modo è stato scoperto dalla massa, alla luce del fatto che il nostro traffico sarà ridisegnato anche da questa esperienza, dall'inquinamento, insomma, si teme anche dal problema economico che nascerà dal post fermo, diciamo. Che cosa insegnano questi piccoli centri urbani che sono sempre stati caratterizzati dalla straordinaria capacità di sapersi vivere, di far vivere bene e in un'armonia sconosciuta alle metropoli l'uomo che ci abita? Che cosa di quel modello può essere, diciamo, introdotto nelle città di domani, secondo te? Beh, la qualità della vita, che peraltro, voglio dire, trovi anche, hai citato varie città, Modena è un'altra. Io dicevo sempre, la mia fortuna è quella di lavorare per un'azienda di enorme respiro internazionale come la Maserati, ma di vivere in una realtà locale piccola come Modena, dove se sei fermo al semaforo e diventa verde, non ti suonano subito. Dopo qualche secondo ovviamente sì, perché pensa che ti sia addormentato, ma c'è chiaramente un relax di fondo diverso, a livello proprio di qualità della vita. Il discorso vero, secondo me, che noi abbiamo perso nelle grandi città è il fatto che tu esci la mattina per forza di cose, perché Milano, Roma, ma anche Napoli, le grosse città, non puoi tornare a casa per il pranzo, devi stare fuori. E cosa perdi questo? Perdi tutto quello che noi in realtà vivevamo a Cremona. Andavamo a scuola, tornavamo a casa, il papà tornava a casa dal lavoro, si stava a casa, il papà tornava
al lavoro alle 3, noi cominciavamo a studiarci, si andava per cena, o durante l'estate magari si andava alla società canottieri, si poteva fare il bagno, si poteva giocare a tennis. Cioè, questa è qualità della vita, non è che lavori di meno, lavori meglio, perché lavori in maniera più rilassata. Cosa che noi nelle nostre città oggi abbiamo perso, perché tu a Milano esci, vai al lavoro e poi per forza di cose non puoi tornare a casa, perché nell'ora che ti danno non riesci ad andare avanti e tornare, te ne destro due non riusciresti comunque, che arrivi a casa, saluti, forse mangi e poi riparti, e non è comunque qualità della vita. Tu pensa soltanto a questo, a Cremona e anche a Modena, le strisce blu dove si paga, dove c'è il parcheggio a pagamento, dall'una alle 2:30 mi pare a Modena e dall'una alle 3 a Cremona non paghi, è gratis. Perché? Perché tu torni a casa, parcheggi, vai a casa, mangi e poi torni al lavoro, e allora io non ti faccio pagare, cioè ti agevolo questa cosa perché stai tornando a casa. Questa si chiama cultura. Assolutamente sì. E torniamo al discorso di prima, stessa cosa Cremona e a Modena, alle 7 di sera le strisce blu del parcheggio smettono di essere a pagamento e diventano invece libere fino al mattino dopo, perché la gente parcheggia e va a casa. Vabbè, c'è anche un problema di garage ovviamente, questo nelle città nuove, ma questo è un discorso diverso, è il discorso della qualità della vita che secondo me è importante, e secondo me quello che questa crisi dovrebbe fare è portarci a recuperare determinati valori umani. Detto così è facile da dire, poi lo vedremo fra 3 mesi quando la vita sarà tornata a quella di prima, se saremo in grado di farlo. Io mi auguro di sì. Io mi auguro che ci siano le persone che lo sappiano fare. Senti una cosa, tu puoi spoilerare qualcosa del tuo prossimo libro o sei ancora tutti... No, io guarda, quest'anno... In realtà io non so quale verbo usare, 2 libri. Il primo doveva uscire a giugno, sempre per Giorgio Nada, ed è una serie di racconti. Sono 14, quindi non è saggistica come Ferrari Rex o come La congiura degli innocenti, ma è narrativa. Sì. Sono 14 racconti ambientati nel mondo della Formula 1 degli anni 70. Meraviglia. Quindi parto da episodi realmente accaduti, ma poi vado per la tangente e sviluppo storie, direi verosimili, che però non mi ancorano al rigore della saggistica, quindi posso dare sfogo alla fantasia. Il titolo è Belli e dannati. Bellissimo. Andando ovviamente a prendere a prestito il titolo di Fitzgerald, che tratta di ben altre cose. Dovrei uscire a giugno, non penso che uscirà a giugno, perché ovviamente la casa editrice in questo momento è chiusa come il resto delle attività italiane, quindi questo è il primo libro che esce quest'anno, e poi a un ritorno all'antico con l'amico Umberto Zappelloni. Ah, Umberto! Per quale 20 anni fa firmai il nostro primo libro, e l'editore di allora ci ha chiesto di ripensare a un qualcosa di questo tipo. Umberto è diciamo la persona al di là della famiglia che sento di più in queste settimane di reclusione, perché stiamo proprio lavorando sul libro.